L'ho spento? Accendo? Scusa che, ecco, l'ho visto. Parlo? Sì? È a posto? Benissimo. Allora, ecco, se avete unito i puntini avete visto che nel foglio, ecco, ci sono già, diciamo, un quadrilatero in grigio che potrebbe rappresentare adesso quello che andiamo poi a descrivere sia come risultati di test sia com'è il comportamento assertivo, che come vi dicevo è un comportamento che ha alcune affinità rispetto alla creatività, perché in fondo il comportamento dei bambini è sia creativo sia assertivo. Poi l'educazione, cioè nel senso che il comportamento assertivo è quello che dice le cose come stanno e esprime i propri sentimenti. Poi ad un certo punto, diciamo che con l'educazione, ovviamente noi siamo, diciamo, non diciamo più, se pensate adesso, se pensate alla vostra infanzia, vi sarà capitato, ve l'avranno raccontato poi di come, diciamo, avete magari espresso dei giudizi molto, molto diretti. Non so, al nonno, ma come mai ti togli i denti o cose di questo genere? O come mai, diciamo, non vi sposate? O perché non hai figli? No? Tutte queste domande che sono nel mondo che non hanno nessun bisogno di nessuna, diciamo, cautela, perché il bambino pensa, anzi, fra l'altro, un'altra cosa interessante è che in linea di tendenza il bambino pensa che gli altri siano bene o male disponibili nei suoi confronti. Quindi, per esempio, non è che esita magari, non esita a chiedere magari aiuto a una persona che magari non conosce o quello che fa parte un po' della vostra infanzia. Chiaramente l'educazione, il sistema sociale, eccetera, che naturalmente le regole della convivenza ci fanno un po' dimenticare queste caratteristiche. E allora l'assertività vuole in un modo abbastanza, diciamo, veloce, rapido, porre che è quello che vorrei fare con voi, è porre una riflessione su alcune componenti dell'assertività perché possono essere utilizzate in modo positivo e produttivo nelle varie situazioni, sia della vita ma anche di lavoro. Per cui, prima di illustrarvi il test, consentitemi di andare un po' indietro e quindi di dare due cose, due parole veloci sul perché l'assertività è importante un po' nel nostro lavoro, nella nostra attività. Per cui ci sono, fra l'altro, quello che è interessante è che non sono cose che adesso dobbiamo avere come innate, cioè non è che vi sto chiedendo di ritornare a fare una regressione, quindi ritornare a degli atteggiamenti infantili, ma diciamo di significare il fatto che noi queste caratteristiche un po' ce le abbiamo e attraverso alcune tecniche, che sono naturalmente tecniche assolutamente accettabili socialmente, riusciamo a ottenere i nostri scopi e a condizionare gli atteggiamenti altrui in modo positivo per raggiungere i nostri obiettivi. L'assertività, in effetti, poi la vediamo, e come nel test è stata vista, come anche fattore confrontato con altri tipici. Tre tipici atteggiamenti nella relazione e che soprattutto si esprimono nelle riunioni, che può essere l'atteggiamento di fuga, e lo avete già citato, non parlo e non intervengo, e quindi questo può essere tipicamente mappato in questo modo. L'atteggiamento manipolatorio, facciamo una bella riunione di consenso ma la decisione è già stata presa, e quindi anche questo potete vedere che in una riunione viene fuori, oppure l'atteggiamento aggressivo, parlo, alzo la voce, mi voglio imporre nella mia volontà rispetto a quella altrui e quindi come probabilmente chi, diciamo, ha fatto parte e organizza delle riunioni ha più volte sperimentato. Ecco, l'assertività in effetti è un po' questa via di mezzo che naturalmente tutti questi atteggiamenti hanno delle contiguità e delle sovrapposizioni, quindi non è poi così facile discriminarla, ma un po' il test, un po' quello che vedremo come tecniche di relazione, un po' l'esercizio che poi faremo per sperimentare le risposte assertive in un colloquio di selezione, credo che possa darvi degli input utili che poi potete trasferire con i vostri collaboratori o nell'attività di lavoro e non solo. Quindi questo è un po' la creatività. Ecco, i campi di applicazione sono interessanti perché si applica l'assertività ai colleghi, ai superiori e poi soprattutto a quelle caratteristiche del saper dire di no, ma anche del saper dire di sì, o anche agli estranei. Quindi di fatto ci sono tutta una serie, diciamo, di
il campo di applicazione sono praticamente le persone con le quali noi abbiamo a che fare. Ecco, come vi dicevo prima, anticipando, ecco, fare una richiesta, l'assertività serve per fare una richiesta, per esempio tecniche per ottenere il permesso di andare in ferie, o per ottenere un aumento, o per, diciamo, indurre una persona che fuma in ufficio a, diciamo, smettere questo comportamento, o dire alla vostra collaboratrice che il suo profumo non le piace. Ci sono tutta una serie di elementi che, in una qualche misura, di occasioni che permettono di, diciamo, utilizzare, ecco, un modo diverso di dire le cose per ottenere uno scopo. Magari già siete già naturalmente assertivi e quindi queste cose già le fate naturalmente. Non è un comportamento assolutamente, come vi dicevo, al di fuori della nostra esperienza. Anzi, fa parte proprio della nostra esperienza, è stato un comportamento che sicuramente noi tutti abbiamo sperimentato nell'infanzia. Altro tema, per esempio, anche quello di fare una critica a un collaboratore. Quindi, come vedete, i campi di applicazione sono interessanti, diciamo, coprono una vasta gamma di relazioni, ma soprattutto hanno anche un vantaggio, che 3-4 carte, 4 tecniche, un minimo di riflessione si applicano. Non c'è bisogno di studiare in modo intenso queste cose per poterle applicare. Di qui il vantaggio e l'economicità dell'approccio che vi volevo proporre. Allora, vediamo adesso i risultati del test. Allora, e quindi vi do l'interpretazione delle risposte. Naturalmente delle risposte generiche, ecco, ciascuno di voi ha ovviamente avuto un risultato diverso. Allora, se vediamo la parte alta di questo quadrante interpretativo, vedete che manipolazione e assertività determinano un vivo interesse per gli altri. Cioè, anche l'atteggiamento... Un vivo interesse. La manipolazione, se sono manipolatore, sono molto interessato all'altro perché ne voglio condizionare la volontà. Nello stesso motivo l'assertività è positiva perché uno dei presupposti di essere assertivo è essere interessato agli altri e anche all'opinione degli altri, anche se è in opposizione, perché le tecniche assertive permettono di superare l'impasse di una risposta negativa. Dall'altra parte vedete che nella parte bassa la fuga e l'aggressività invece non sono un interesse per gli altri, ma sono il contrario e quindi sono interpretabili come il ripiegamento in se stessi. Da questo punto di vista queste sono d'accordo. Se vediamo, dividiamo il quadrante nella sua asse verticale, da una parte la manipolazione e la fuga sono un aspetto di mimetismo, nascondo la realtà, mentre dall'altra parte c'è un aspetto di franchezza. Anche l'aggressivo, se vogliamo, è comunque una persona che esplicita, anche se in modo magari esagerato, non consono, corretto, eccetera, o in modo che non produce poi i risultati sperati, ma esplicita, diciamo, comunque con franchezza quelli che sono i suoi comportamenti. È chiara l'interpretazione fino a qui? Bene. Allora, vediamo alcuni risultati possibili che sono venuti fuori e sono praticamente le copie di alcuni risultati contigui. Chi ha avuto un risultato bipolare fra assertività e aggressività dovrebbe un attimo riflettere sul fatto che sicuramente il suo comportamento è assertivo, ma è probabile che in molti casi sia interpretato come aggressivo dai propri collaboratori o dai propri interlocutori. E quindi sotto questo profilo spesso si dice la persona che è aggressiva con gli altri, magari lo si simula, si dice che è assertiva. No, l'assertività è un po' diversa. Ecco. Quindi sotto questo profilo è probabile che le persone che sono molto esplicite, che hanno un eccesso di franchezza, non siano dei buoni ascoltatori. E questa è la componente che manca all'aggressivo. L'aggressivo non ascolta molto, l'assertivo invece ascolta molto come caratteristica.
però non è detto che si ritiri. Ecco, quindi questo è un po' uno dei temi. Quindi una persona molto assertiva, ma anche molto aggressiva, deve riflettere se effettivamente, se vogliamo dare un suggerimento, che ascolti di più gli altri, da questo punto di vista, per limare un po' e quindi, diciamo, modificare anche poi le reazioni, perché chiaramente a una reazione aggressiva ci sono delle reazioni poi difensive e che quindi allontanano, se vogliamo, almeno in linea teorica, da una potenziale soluzione. L'assertivo manipolatorio segnala qualche dubbio sull'assertività. Allora, chi manipola non è poi così negativo, perché una certa, è evidente che noi tutti abbiamo, cioè non è che la manipolazione ha un'accezione negativa in assoluto. Noi tutti, anche nel comunicare con le persone, quando anche vogliamo, diciamo, ottenere determinati obiettivi, necessariamente siamo anche un po' manipolatori, quindi non è che la componente, come vedete anche nel grafico ideale, non è che la manipolazione sia assolutamente azzerata. Nessuno di questi comportamenti in sé può essere eliminato nella natura e nella realtà. Per cui è chiaro che anche in questo caso bisogna vedere se, diciamo, questo tipo di atteggiamento manipolatorio bisogna un po' riferirsi ad alcuni casi e vedere se in effetti potevano essere gestiti diversamente o se, diciamo, l'elemento, ecco, se vogliamo, mancante al manipolatore è che invece ha molto l'aggressivo, è quello di una maggiore franchezza. Allora chiedersi se in effetti da questo punto di vista la propria assertività può essere ulteriormente accentuata anche da magari una capacità di esprimere i fatti nella loro realtà in misura più esplicita. Questo è un atteggiamento raro, nel senso che questa è la persona richiusa in se stessa. L'aggressività e la fuga sono, diciamo, definiscono quei collaboratori che non partecipano, quelli che i collaboratori ripiegati in se stessi, i collaboratori che, diciamo, rifiutano le varie iniziative. Quindi quando c'è una polarizzazione su questo, adesso non vi fate poi, diciamo, i numeri e come sono venute le cose, eccetera, non fatevene una particola, sono soltanto indicatori, non è che di tendenza, ecco, non è che, come vi dicevo, c'è una diagnosi specifica. Però da questo punto di vista, ecco, quando siamo, diciamo, di fronte a questa persona, una persona di questo tipo, va ovviamente, diciamo, aiutata, vanno anche spiegate le cose. Uno dice, per esempio, c'erano alcuni casi di scuola che venivano citati anche nella letteratura sull'assertività, per esempio, di un collaboratore che praticamente, diciamo, non aveva, diciamo, grandi relazioni con il gruppo, andava via sempre molto presto, praticamente non partecipava e faceva semplicemente il suo lavoro. La ragione di questo è che lui era fondamentalmente uno strumentista e quindi il suo interesse non era nel lavoro impiegatizio che conduceva, ma era nella, diciamo, sua grande abilità di essere un concertista, di fare musica e cose di questo genere. Naturalmente, se i colleghi non lo sapevano, questo tipo di caratteristica, e quindi ovviamente la persona veniva bollata come un lavativo, come una persona che non aveva voglia di fare, eccetera. La risposta assertiva è stata quella di incoraggiare questa persona ad esplicitare questa sua passione, perché da una parte i collaboratori hanno cominciato a capire un certo interesse nella persona, no? E fondamentalmente, diciamo, ad un certo punto si è creato quel dialogo che ha permesso poi alla persona di accettare di più il gruppo e quindi anche di meglio bilanciare sia la sua partecipazione, sia dall'altra parte di avere una sua autostima maggiore, che quindi, essendo accettato nel gruppo, uno è anche più incoraggiato a contribuire. Per cui nel caso, per esempio, che se uno fugge, bisognerebbe capire un po' le ragioni anche di questa fuga. A volte possono essere per interessi diversi, a volte possono essere per delle paure, a volte per, diciamo, una formazione, diciamo, di mentalità, una formazione reattiva di non essere accettato dal gruppo. E quindi da questo punto di vista chi è assertivo e chi è attento agli altri
cerca di far uscire fuori questo tipo di atteggiamenti e quindi di ricondurre la persona a degli atteggiamenti più partecipativi. Fuga manipolazione, e beh, qui è la persona che utilizza delle, diciamo, tra virgolette, trucchi per sottrarsi a determinati impegni, a determinati aspetti. Uno degli elementi è che spesso noi diciamo, cerchiamo attraverso dei sovraatteggiamenti di nascondere i nostri difetti. Quindi spesso si è osservato che le persone che rifuggono il lavoro di solito sono iperimpegnate. Cioè l'aspetto, una delle tecniche manipolatorie per rifuggire a certe responsabilità è di essere molto impegnate in altre. Per cui, non so adesso se adesso non me ne vengono degli esempi concreti, però secondo me ce ne sono. E se pensate, è una strategia. Cioè il vedersi molto impegnato, la scrivania piena di carte, il fatto di dover fare. Io mi sono incontrato spesso con collaboratori che a volte mi dicevano continuamente quello che avevano fatto. Anzi, mi sono trovato a volte su persone che a volte facevano anche una gran carriera a continuamente a citare quello che facevano, che erano super impegnate, per cose che magari per un'altra persona erano del tutto normali. Però di fatto questa qui può essere anche una strategia, perché se io sono troppo impegnato in questa cosa non ho ovviamente tempo per dedicarmi ad altre. Ecco, tenendo presente che se è vero l'impegno è una cosa plausibile di lavoro, ma potrebbe essere una dissimulazione, quindi una manipolazione per non occuparsi di altre priorità. Quindi la riflessione che volevo fare è che non tutta la realtà va interpretata. L'atteggiamento assertivo, che come vi dicevo va nella logica di una maggiore sincerità ed esplicitazione delle cose, dovrebbe arrivare a, diciamo, contenere questo tipo di manipolazioni. Per cui, per riassumere un po' le cose, l'atteggiamento di fuga individua quei collaboratori, come dicevamo prima, poco motivati, disillusi, che quando c'è una novità, ecco, non ne vedono tutti i difetti, le mancanze e l'impossibilità di realizzazione. Però, come vi dicevo, c'è la mancanza, alcune caratteristiche sono la mancanza di comunicazione, l'inattività e quello del sovradattamento. Che cos'è il sovradattamento? Il sovradattamento è l'atteggiamento che vedevamo prima nella ciambella qui di Charles Sandy. Faccio esattamente e solo quello che mi dicono. Che fondamentalmente anche questo è un atteggiamento di fuga, cioè è fuggire perché, o meglio di non uscire, perché si vuole stare esattamente nella propria area di comfort. E qui i collaboratori di questo tipo è difficile che possano poi trovarsi bene, per un semplice motivo, che la realtà cambia e quindi le aree di comfort cambiano continuamente. Quindi l'atteggiamento di fuga, di creare un recinto e quindi intorno a sé per poter, diciamo, mantenere eterna, diciamo, immutabile la realtà, è chiaramente un atteggiamento che possiamo mappare come non controproducente. Quindi, però tenete appunto presente che la fuga, come vedevamo anche l'aggressività o come quando vedevamo l'ansietà per la mancanza di skill, noi abbiamo tutta una serie di meccanismi comportamentali e psicologici che ci permettono di reagire alla realtà anche con atteggiamenti opposti, e quindi la decodifica di questi atteggiamenti richiede un po' di attenzione risalendo alle cause vere. Allora, l'aggressivo, ecco, l'atteggiamento aggressivo è tipico di chi è molto sicuro di sé ed è molto efficiente. E soprattutto c'è una cosa che dal punto di vista organizzativo dà degli impatti negativi, cioè che ci si sente più bravi degli altri, sempre. E questo è ci sono anche dei casi, per esempio, di una signora manager, mi viene in mente, ecco, che aveva un po' di tempo fa, insomma, aspettava un fax per un ordine dal cliente. Questo fax non era arrivato, naturalmente c'erano le chiusure per documentare gli obiettivi, eccetera, e a questo punto ha cominciato a tempestare, insomma, l'addetto alla ricezione di questo fax, se era più o meno arrivato. E questo signore qua diceva,
che non era arrivato. E allora subito l'atteggiamento aggressivo ha cominciato a fare delle generalizzazioni e a stigmatizzare il comportamento di questa persona. Sei disordinato, non sei attivo, eccetera. Adesso telefono al cliente per scusarmi, e infatti telefono al cliente per scusarsi, e il cliente cosa gli dice? Che non l'aveva ancora spedito. Per cui pensate anche quanto poi questo atteggiamento così negativo e aggressivo poi sia controproducente nei confronti della persona, con dei colleghi e cose di questo genere, no? Quindi, ecco, da questo punto di vista il sentirsi migliori degli altri per natura, ecco, non è sicuramente uno degli atteggiamenti che produce poi nel lungo periodo i migliori risultati. La manipolazione, beh, quello forse è quello un po' più soft, noi la usiamo molto spesso, ecco, per poter convivere, per poter convincere, ha però un grosso rischio, che quando, diciamo, un atteggiamento o ci sono dei fatti che sono comprovati come manipolatori, c'è anche un esempio allo SMAO, insomma, c'erano due colleghi che dovevano presenziare uno stand di una fiera, e era sabato, e diciamo, dato che in un certo giorno, ecco, c'era sabato e domenica, allora dato che sabato mattina veniva meno gente, hanno detto: ma senti, perché siamo qui anche in una città straniera, perché non facciamo a turno, tu vai io sto qui al mattino del sabato e tu stai di sabato pomeriggio, così magari abbiamo modo sia io sia te di visitarci la città. L'informazione non data è che però il sabato mattina arrivava il direttore in visita, per cui quello che c'era ne ha avuto beneficio e ha convinto l'altro ad andarsene, l'altro se n'è andato. È chiaro che scoprire dopo questo atteggiamento ha delle conseguenze gravi, una delle conseguenze gravi poi è quello che impatta poi la fiducia, e sappiamo molto che la fiducia impatta poi anche l'innovazione, quindi la capacità poi di poter, diciamo, creare cose diverse, nuove, innovative. Quindi questo ha anche un effetto non solo dal punto di vista comportamentale fra gli individui, ma anche un effetto piuttosto negativo, se vogliamo, anche nella capacità poi di produrre idee. Difficilmente produciamo idee nuove o le diciamo con chi, diciamo, con colui del quale non ci fidiamo. Allora, arriviamo al finale, poi adesso come faremo, comproveremo, vedremo se riusciremo a superare il test, vedremo a superare il colloquio di selezione, e quindi l'atteggiamento assertivo quindi ha queste caratteristiche. Abbiamo visto nel grafico che è attento agli altri, quindi vuol dire saper ascoltare le persone. Dire chiaramente cosa penso e rendere partecipe il proprio interlocutore delle proprie aspirazioni, cioè bisogna essere interessati e chiedere, insomma, e saper esprimere, e lo vedremo anche con alcune tecniche, i propri sentimenti, quello che si sente, cosa che noi facciamo raramente. Ecco perché in effetti può costituire non tanto una novità, ma quanto un ripescaggio di quello che noi facevamo naturalmente nella nostra infanzia. Prodotti di riferimenti, eccetera. E poi, fra l'altro, assumersi anche il rischio che, diciamo, la persona possa ovviamente anche dire di no o negare, essere capaci di sostenere anche il fatto che una persona possa non essere d'accordo con noi. Va bene, cautela naturalmente, perché l'atteggiamento assertivo, volete prendere un altro punto? Non so, vi interessa, vedevo che l'atteggiamento assertivo va preso con cautela, perché chiaramente non è, diciamo, un atteggiamento puro, come non è puro il manipolatorio, la fuga, eccetera. Noi siamo un mix, ovviamente, di diversi comportamenti, e quindi è evidente che non è che qui abbiamo dei modelli puri per cercare di spiegare le cose, ma naturalmente ci sono dei confini labili, ecco, fra le diversi atteggiamenti, naturalmente vanno inseriti in un determinato contesto. Va bene, allora, prego. Sì, tutto è tutto a vostra disposizione. Sì, no, è tutto, è già qui sul computer, quindi così. Va bene, allora avete visto che se vogliamo dare un mix ideale fra l'aggressività, la fuga, eccetera, ma del tutto teorico, come ripeto, questo non è il superuomo o l'uomo perfetto, ripensate magari ai vostri
a certe situazioni e vedete se magari avreste potuto giocarle in modo più assertivo o meno a seconda un po' di quelli che sono i vostri risultati individuali. Bene, allora qui facciamo un piccolo excursus, lo farò piuttosto rapido perché molti degli argomenti li abbiamo esauriti nella prima esposizione, poi non volevo magari che dedicare il tempo necessario a fare anche gli altri, a lavorare un po' voi, ecco, quindi a discutere un po' fra di voi su questo. Facciamo una breve ripassata sulle tecniche per entrare in relazione con gli altri, il fare delle critiche e come atteggiarsi, secondo appunto questa definizione che abbiamo del comportamento assertivo. Allora, per quanto riguarda l'esprimersi, quindi il primo contatto con le persone, è molto importante avere la fase preliminare, la fase di avere la possibilità di creare una relazione positiva con l'altro. Quindi avremo le domande, le chiuse, forma d'espressione, la frase e la frase ternaria, che è proprio poi la tecnica assertiva. Vabbè, il rito preliminare serve per capire se l'interlocutore è disposto ad ascoltarvi, eh? Quindi da questo punto di vista, se c'è interesse reciproco. È una fase importante perché, diciamo, da quella possiamo capire poi anche quali possono essere i segnali che l'altro ci dà, se sono dei segnali di apertura, se sono dei segnali di chiusura, se sono dei segnali di interesse. Chiaramente il fare delle domande anche sulla persona, come queste che sono, vabbè, il semplice saluto, eccetera, come va, sono quelle fasi di riscaldamento. Per esempio, se io devo chiedere un permesso di ferie al capo, questo lo fate già naturalmente, è probabile, però è opportuno non iniziare ho bisogno di ferie, o non iniziare ho, diciamo, una difficoltà, a raccontare la difficoltà, ma può essere più opportuno, e qui vedete come l'assertività delle contiguità con la manipolazione, però un atteggiamento di chiedere sinceramente, aprendo la persona, a come sta lui, per poi arrivare all'obiettivo. Quindi questa è come tecnica. Quindi diciamo che anche queste frasi di riscaldamento poi possono ottenere poi l'obiettivo o una migliore disposizione. Attenzione, non è che sto cercando di ipnotizzare la persona o di manipolarla, sto cercando di avere questo atteggiamento. È probabile che nel vostro ambiente questa cosa sia naturale, in certi contesti è molto naturale, in altri invece queste cose, soprattutto su ambienti di lavoro consolidati, mi ricordo una volta che ai capi è stato detto: ma voi salutate le persone all'inizio della giornata? E poi si è scoperto che nessuno lo faceva, quindi non è detto che queste cose, anche per quanto possano essere considerate banali, poi sono così scontate negli ambienti di lavoro, soprattutto quelli che sono piuttosto consolidati. Allora, vediamo qualche domande, la tipologia anche delle domande da fare, no? Quindi questo serve anche e soprattutto per quell'esercizio che faremo sui colloqui di selezione. Le domande possono essere chiuse e neutre, che poi dopo vedremo di classificarle. Allora, le domande chiuse e neutre, che implicano una risposta sì o no, non aprono il dialogo. Non aprono, e quindi di fatto non sono suggeribili nell'intraprendere una comunicazione assertiva. Anche le domande orientate non sono il massimo in una comunicazione assertiva, perché implicano già la risposta. È come nelle domande di selezione, quando il selezionatore dice: mi dica qualcosa su quanto è importante l'inglese per l'attività professionale. È evidente che la risposta è sì. Quindi le domande che hanno, diciamo, implicano già una risposta, e una risposta è il desiderio già di chi fa la domanda, non sono, diciamo, quelle che ci danno, diciamo, il miglior risultato. Quelle che danno il miglior risultato sono le domande aperte, quindi quelle che raccolgono informazioni, ma soprattutto quelle che si fanno poco, ma che nella tecnica di selezione invece vengono fatte, almeno dai selezionatori professionali, che sono le domande di rimando e di approfondimento. Cioè che sono le domande, e che sono utili nell'aspetto manageriale, che, diciamo, a una risposta generica richiedono un approfondimento. Per esempio, dialogo: come stai? Mi sento un po' giù. Sei giù perché? Ci sono dei problemi particolari? Oppure: qui il lavoro
l'avevamo visto anche ieri, le parole diciamo generiche e le parole specifiche. Ancora una volta mi collego alle tecniche di problem solving, cioè l'uso di diciamo generalizzazioni poi fa sì che diciamo il rapporto resti sempre molto poco intimo, molto generico. La capacità, naturalmente con i dovuti modi, di poterlo approfondire permette poi di aprire la persona e quindi di poter essere nelle condizioni di aiutarlo ad esprimere un'idea e quindi aumentare il livello di fiducia, che è poi la parte più importante. Allora, ecco qui alcuni esempi, ma qui li classificate voi con molta naturalezza, è immediato. Lei ha già partecipato al corso di inglese? Domanda? Chiusa, vero? Chiusa, è ovvio. Lei non è contrario a rimanere fino a tardi in caso di necessità? Questa? Questa era una domanda, diciamo, orientata. Era quella, le domande chiuse orientate. Chiusa orientata, perché chiaramente implica una risposta, Quindi anche la domanda chiusa orientata non predispone favorevolmente l'interlocutore. Cosa ne pensa del nuovo sistema informatico? È una domanda aperta, anche se è delimitato il campo di indagine, quindi uno non che cosa ne pensa in modo generale, ma del sistema informatico. Pensa che il lavoro cambierà con la nuova procedura? Anche questa è una domanda, diciamo, aperta, ma diciamo, che richiede comunque una risposta articolata. E da ultimo, ecco, vedete se c'è un collaboratore magari che ha una preoccupazione, che dice mi sento superato perché non so fare una qualche cosa, quindi esprime quell'ansietà di non avere le competenze necessarie, il ruolo di un buon capo è quello di capirne di più di quelle competenze, perché magari per poter magari incidere a poter migliorare questo tipo di aspetto e rendere la persona più sicura e fiduciosa della propria professionalità. Cosa, secondo me, è molto importante, e soprattutto il fatto, la richiesta, le domande di rimando chiedono poi di fare degli esempi concreti. Ecco, tenete presente che queste cose, sono consapevole di dirvi delle banalità, ma sono spesso le banalità che, non tenendole nella giusta considerazione, poi dopo ci impattano o ci danno degli elementi negativi nella nostra capacità poi di essere convincenti nei confronti degli altri. Bene. Vabbè, l'espressione, la capacità di esprimersi in modo assertivo si basa un po' su questi fattori. Il primo è che il tono, quindi curare anche il proprio tono, il proprio timbro di voce, molte cose. Ecco, c'è una pubblicità interessante che adesso viene fatta per radio, no? Che uno dice con un tono, mia figlia si sposa, lascia la casa, eccetera, no? Così, in modo tono dimesso, e c'è la stessa frase ripetuta con un tono migliore. Ecco, vedete come i punti di vista, una cosa può essere percepita negativamente o positivamente, a seconda poi delle modalità, del ritmo e del tono con la quale la si dice. È importante, l'assertivo parla sempre in prima persona, dice quello che succede per me e non in modo generico. Richiamo ancora il materiale, le parole, le frasi che noi abbiamo affrontato, che del problem solving che abbiamo affrontato ieri. E poi c'è una tecnica un po' del disco incantato, cioè l'assertivo ritorna sul punto. È un po' noioso questo, quindi non è che sia una buona una qualità che lo rende magari, non è una qualità simpatica se vogliamo, però se un punto non è soddisfatto, l'assertivo non lo molla. Questo accade molto anche nel colloquio di selezione. Se io faccio una domanda e una persona mi risponde in un modo non soddisfacente, posso fare altre domande, ma poi ritorno su quel punto. Perché l'assertivo, quella domanda lì, cioè ogni informazione cioè l'assertivo è convinto di esprimere i propri sentimenti, è attento a quelli altrui, vuole delle risposte che siano soddisfacenti, e se non lo sono, ci ritorna sopra, non le lascia perdere. Andiamo avanti. Un'altra cosa interessante è la frase ternaria, che è molto utile nei conflitti. Pensiamo per esempio a qualcuno che arriva sempre tardi o non si presenta. Questo è un caso, fra l'altro, che ho affrontato con la consulenza,
c'è un grosso, diciamo, magazzino che deve essere inaugurato e chi doveva essere presente all'inaugurazione, perché era un tecnico che doveva curare se c'era qualche problema, anche se la sua presenza non era indispensabile, però non si è presentato. Allora, come glielo si dice? Ecco, il comportamento assertivo dà dei suggerimenti su come dire questa cosa qui, che vuol dire che è dividere questa relazione in tre fasi. Ancora una volta, ecco, vedete che se la proposta di fare lo schema 3 è sempre suggerita. La parte iniziale che vi dice nel preparare il discorso, la frase da fare a questo collaboratore che ha fatto questa mancanza, è di dire esattamente. Esporre la situazione in una frase molto, 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 molto sintetica, la situazione che vi ha fatto reagire. E questo lo dicevamo anche ieri, è molto più importante mappare molto bene, specificare la situazione piuttosto che generalizzare con un pregiudizio. E io l'ho visto proprio vedendo anche il clima di lavoro. Quello lì è un lavativo, quello non ha voglia di fare niente. Quel signore non si è presentato all'inaugurazione di quel magazzino perché, no? E questo è un po' l'aspetto. E un po' se volete anche nei discorsi che vi dicevo prima. Si dice il fatto, si deve esprimere il fatto. Seconda parte, si espongono i sentimenti o le reazioni alla situazione. Il fatto che non ti sia presentato all'inaugurazione non ha avuto effetti perché non è successo nessun problema tecnico. Però questo è stato percepito dalla direzione ed è stato visto come una mancanza di interesse in un elemento invece che era considerato per l'azienda molto importante. Adesso l'ho buttata lì, poi così. Però, e se fosse accaduto qualcosa, eccetera, no? Allora, diciamo. Se uno esordisce dicendo sei disattento, è chiaro che le discussioni, soprattutto conflittuali, hanno la possibilità di prendere delle derive, se vogliamo, di argomenti che poi dopo non c'entrano nulla con i fatti. Allora, come vi dicevo, il suggerimento che si possiamo fare è di ricondurre i fatti alle conseguenze. Anche perché poi, e insisto, questo l'avevo detto anche ieri, se noi, diciamo, generalizziamo, poi la persona l'abbiamo conquistata o perduta per sempre. Se stiamo sui fatti, i fatti cambiano e quindi possiamo, diciamo, avere la possibilità di vedere i progressi nella relazione. E la parte finale spiega poi il motivo logico, no? E quindi questo se mi ha fatto arrabbiare, questo mi ha messo in difficoltà. Perché, diciamo, anche questo comportamento, tu non ti sei presentato, non ha avuto conseguenze, però io ho avuto, diciamo, una rimostranza dal mio capo e, diciamo, la reputazione del reparto, comunque, di cui io sono tutore perché sono il capo, ne è rimasta impattata. E quindi comunque questo atteggiamento ha prodotto dei riflessi negativi. Vedete che non c'è lo spostamento, il fatto è stato citato, ma poi si va sulle conseguenze del fatto senza continuamente andare sulla persona che naturalmente si difenderebbe, ma no, io sono attivo, sono così, oppure c'è l'aspetto di interscambio. Molte persone cercano di spostare sul piano, ma io ho passato il mese scorso tutti i fine settimana per fare quell'elaborazione, come se in effetti questo fatto contingente fosse comunque giustificato da fenomeni che invece non sono per nulla correlati. Mi sono spiegato? Ok. Va bene. Allora, ecco alcuni esempi di frasi ternarie, che li leggiamo. Quando lei arriva in ritardo, come in questo caso, mi mette in difficoltà. Perché non abbiamo più tempo per affrontare le priorità della giornata, sono molto sintetici. Quando lei entra nel mio ufficio senza bussare, adesso qui diciamo dipende molto dagli ambienti, mi sento come se fossi aggredito, quindi mi sento io, mi sento come se lei dovesse aggredirmi, magari non è vero, e quindi perché la sento come veramente un'intrusione, ecco, in cui io devo fare delle cose. Quindi a questo punto la persona capisce anche i razionali di com'è il comportamento. Come vedete, sono tutti comportamenti anche un po' spinosi, ecco, e anche se volete molto molto pratici. Lei ieri sera ha lasciato l'ufficio senza fare ordine, ciò mi fa arrabbiare, perché comunque c'è un'arrabbiatura, cioè non esprimo l'arrabbiatura
con una veemenza, dimostrando l'incazzatura, però glielo dico, perché quando oggi arrivo prima di lei tocca a me mettere a posto prima di iniziare il lavoro. Bene, altre cose, vabbè, l'ascolto, vado più veloce questo perché adesso magari con i materiali, alcune carte sono autoesplicative e poi abbiamo soltanto un'ora di tempo. Ascoltare, vabbè, l'ascolto empatico è quello che ha più successo, ecco, quindi l'assertivo ascolta, non come questo signore qua, questo è stato uno dei miei primi corsi che ho fatto nel 85, mappando i comportamenti anche dei selezionatori. C'era un selezionatore, un manager che aveva questo atteggiamento, diceva: io faccio l'indifferente per i primi 10 minuti col candidato, così vedo come reagisce. Ecco, tecnica che dal punto di vista perde un po' di tempo, non suggerirei francamente così. Quindi aveva un po' mappato un po' le cose così, come anche quello di prima era uno, è tratto un po' da questi disegni del candidato e del selezionatore, quello di prima, ecco, scusate, ve lo faccio vedere, era quello del selezionatore logoroico, quello che, diciamo, parla lui, esprime la sua carriera, eccetera. Questo, il candidato è molto fortunato perché fondamentalmente poi alla fine annuisce qualche volta, se riesce ad avere l'ascolto empatico necessario, ha passato il colloquio senza dire nulla. E anche questo nei corsi che vengono fatti sui selezionatori del personale si raccomanda sempre di parlare soltanto per il 30% del colloquio, non per l'80%, perché non si riescono ovviamente poi ad avere le evidenze per giudicare la candidatura. L'altra tecnica importante, ne parlavamo prima, è quella della riformulazione, cioè è molto importante qui, soprattutto anche nei colloqui di business, ed è una cosa che ho imparato facendo una consulenza per una grossa impresa giapponese, in cui, come sapete, i giapponesi hanno un grande, diciamo, rispetto dell'ospite. E quindi quando gli parli loro sorridono, loro annuiscono e quindi tu hai l'illusione di aver portato a casa l'affare. Di fatto questo è soltanto una forma, diciamo, di formalismo e di rispetto e non gli frega niente. Tanto è vero che ogni volta che sembrava che certe cose si fosse d'accordo per portarle avanti, e invece era lo zero assoluto, si ricominciava sempre da capo. Allora, in effetti, il consulente che era con me utilizzava molto la riformulazione proprio per indurre, adesso è evidente che questa è una cosa d'eccesso, ma per indurre loro stessi e lui stesso a dire: abbiamo capito allora che facciamo così, quindi questa tecnica, soprattutto nelle riunioni, è molto utile, cioè la capacità di ricapitolare. Di solito si fa la ricapitolazione in fondo, l'assertivo che invece gestisce la dinamica delle riunioni ricapitola durante. Perché così si rende conto durante, perché una ricapitolazione in fondo può essere anche piuttosto noiosa. Il ricapitolare passo dopo passo invece ci permette magari di costruire l'insieme delle azioni da fare avendo delle approvazioni passo dopo passo, che può essere più conveniente rispetto a poi fare la ricapitolazione finale, che poi di solito non si fa mai perché chiaramente manca il tempo che è stato tutto dedicato alla discussione e quindi si dice: vi manderò il verbale, che si manda dopo un mese, che quindi dopo naturalmente viene dimenticato. Prego. Ci sono degli argomenti un po' più scottanti rispetto a quello che... Allora, quale potrebbe essere la strategia migliore per ottenere l'obiettivo? Per esempio, su 3 risultati, io citerei a 1, però è il più ostico. Mm-hmm. È preferibile farlo all'inizio della riunione o lasciarlo per ultimo come punto dell'ordine del giorno? Cioè come strategia... È una bellissima domanda, che fa aprire anche un corso interessante che proponiamo qui agli amici, che dovrei preparare, quindi non l'ho fatto e quindi non ho interesse in capitolo, ma che mi affascina molto, anche e soprattutto per l'esperienza di vendita, che sono sulle tecniche persuasive. Noi abbiamo tutta una serie di elementi che, diciamo, che fanno parte anche della nostra struttura della personalità e della nostra educazione, e che quindi abbiamo, diciamo, attraverso l'applicazione di queste tecniche, soprattutto negli argomenti spinosi, rispondiamo di sì. E una di queste tecniche, per esempio, è la tecnica del contraccambio, è la tecnica degli Hare Krishna, che in effetti gli Hare Krishna, se
consentimi di divagare, ma poi vengo al punto della domanda interessante. Voi sapete come chiedevano i soldi gli Hare Krishna all'inizio della loro. Voi sapete, insomma, il capo degli Hare Krishna ha circa 45 Rolls Royce, no? Quindi diciamo, ha avuto, sono dei maestri in quello che si chiama il fundraising, quindi la capacità di ottenere soldi, ecco, dai passanti. Questo in America, come adesso, non so se qui sono molto diffusi, ma sono anche abbastanza spariti, ecco. Però diciamo, questo gruppo, ecco, come sapete, avevano il Saio Arancione, eccetera, avevano dei grandi tamburi all'inizio e cantavano queste canzoni, diciamo, assolutamente incomprensibili nelle varie stazioni metropolitane e così. Facevano pochi soldi, fondamentalmente, perché il tamburo così non è che fosse particolare, la gente passava e andava. Allora hanno utilizzato una delle tecniche di persuasione citate in quel libro di Cialdini che vi raccontavo prima, che è, diciamo, quella della tecnica del contraccambio. Cioè loro offrivano un fiore. E quando la persona diceva no, ma diceva, ma no, è un fiore di Hare Krishna, vuoi rifiutare il fiore di Krishna? Vabbè, magari porta anche rogna. Quindi uno l'accettava. Noi abbiamo delle pulsioni molto forti a contraccambiare, quindi quando uno accetta il fiore, poi la moneta gliela dà. E quindi hanno fatto i miliardi con questa tecnica. Non solo, ma addirittura proprio per vedere l'economicità e la profittabilità di questa modalità di fare business. Quando, diciamo, si vedeva proprio, è stata osservata una ragazza che andava poi a rovistare tutti i cestini nei dintorni della stazione dove le persone buttavano poi il fiore. Quindi li recuperava e li offriva poi a quelli nuovi. Quindi praticamente non avevano nessun costo di produzione, ecco, cose così. Allora, quello che voglio dire, e ritorno al punto della domanda, è chiaramente i temi, diciamo, più spinosi e più scottanti sono quelli che richiedono una preparazione. Diciamo che ci possono essere delle situazioni in cui si arriva in fondo e quindi magari le persone rispondono sì, proprio per il fatto che il loro bisogno di uscire dalla riunione, come può essere anche da questo corso, è prevalente rispetto a quello che è la decisione, quindi si risponde di sì. Se, diciamo, una cosa molto importante, credo che fra l'altro le persone che tu convochi siano di assoluta esperienza, è molto difficile che, ad esempio, una tecnica di questo tipo possa avere successo o comunque può funzionare una volta e non nelle altre cose. La discussione metterla all'inizio, questa può produrre dei tempi, diciamo, anche più dilatati. L'importante è quello di preparare delle alternative, oppure di utilizzare la seconda tecnica della persuasione, che è quella, per esempio, che è stata utilizzata da una ragazza che scrive una lettera ai genitori, poi ritorno al punto, ma chiedo scusa perché questo mi ha fatto venire, seconda tecnica persuasiva, che è quella del contrasto. Cioè, se noi, diciamo, immergiamo una mano in una vaschetta di acqua gelata, quando poi la passiamo in una vaschetta di acqua tiepida, ti sembra molto più calda di quello che è. Quindi una delle tecniche è anche quella di far vedere la realtà molto peggio di quella che è rispetto a poi quale può essere la soluzione. Quindi in certe, diciamo, situazioni molto drastiche. Allora, c'è l'esempio di questa ragazza, adesso la lettera la cito a memoria e quindi non sarò così incisivo come leggerla del libro, come vi dicevo, sulle tecniche persuasive che suggerisco che è uno dei migliori, insomma. È difficile trovare, fra parentesi, una letteratura molto valida, ecco, dal punto di vista attuale ci sono migliaia di libri sugli argomenti, eccetera. Questo io trovo che sia una lettura piuttosto divertente. Comunque, questa ragazza scrive ai genitori, lei è al college e dice, cari genitori, vi scrivo adesso dopo 2 settimane che non ci vediamo, però mi raccomando, questa lettera leggetela se siete seduti. Poi ripete, siete seduti? Bene. Allora dice, bene, allora sono uscita dall'ospedale e la commozione cerebrale che ho avuto saltando dalla finestra di dove c'erano del refettorio, scusami, non mi viene la parola, ecco, non della mensa, dei letti, insomma, del dormitorio, ecco, dove eravamo, saltando la finestra, ecco, come sono, è quasi guarita e quindi adesso non ho più dei mal di testa. Fortunatamente sono stata salvata, ecco, da un signore, ecco, che è un benzinaio di colore, quindi
che appunto mi ha tenuto, mi ha così, e diciamo che alla fine lui mi è venuto anche a trovare in questi giorni all'ospedale, tanto è vero che mi sono innamorata di lui. Certo non ha una grande cultura, eccetera, ma penso proprio che ci sposeremo, anche perché mi sono accorta di essere incinta, naturalmente sono incinta, vabbè, 2 o 3 settimane adesso passa, ti ho detto che la lettera dopo sono incinta, e quindi a questo punto diciamo così, però adesso non vi preoccupate tanto, perché devo anche vedere, perché lui ha contratto una piccola infezione, allora dobbiamo anche vedere un attimo cosa questo c'è. Finito tutto questo, dice: non è vero quello che vi ho detto, semplicemente non ho passato l'esame di chimica, ma sono certo che comprenderete questa cosa. Allora, adesso, fondamentalmente, adesso l'ho un po' parafrasato, però la tecnica del contrasto può essere questa, cioè le decisioni difficili possono essere in qualche modo, diciamo, contestualizzate, messe in una cornice, per essere più convincenti, di vedere quali sono poi le cose peggiori o le conseguenze rispetto a certe cose. Per esempio certi tagli dei costi, certi aspetti magari negativi possono essere meglio enfatizzati se poi si riesce poi a in qualche misura a dare una cornice, a dipingere quale può essere la situazione che, diciamo, negativa in cui si può incorrere, o che cosa, diciamo, che situazione peggiore possiamo incorrere se lasciamo che le cose vengano fatte, vengono continuate in questo modo, o con queste spese, o con queste cose che non ci possiamo permettere. Ora, diciamo che c'è una vasta aneddotica, e adesso ve ne ho citate solo due, ecco, di tecniche persuasive, ma sotto questo profilo, come dicevo prima, la risposta non c'è in assoluto, quindi non c'è una regola, però diciamo che ci sono delle tecniche che opportunamente utilizzate possono andare a, diciamo, raggiungere l'obiettivo. Grazie. Bene, va bene, gli esempi di riformulazione sono questi. Anche una cosa interessante quando uno dice una cosa assolutamente fuori dal comune, la tua opinione mi sorprende, quindi non dico hai detto una fesseria, la tua opinione mi sorprende, fondamentalmente non diciamo la prima frase, ecco, quindi così. Adesso per motivi anche di streaming non dico la frase più esplicita, ma tutti l'abbiamo in mente, e sarei lieto che tu mi dicessi un po' di più sui motivi che ti fanno pensare in questo modo, cioè si ribalta di spiegare i motivi. Ecco, questa cosa di passare sempre poi la responsabilità all'interlocutore e non prenderla su se stessi è quella tecnica che poi, diciamo, distribuisce le responsabilità. Va bene, comprendere i sentimenti. Ecco, per fare delle critiche, questo è anche un altro pensatore, insomma, si chiama Dale Carnegie, che ha scritto Come trattare gli altri e farsi gli amici, è un libro molto letto, anche di una società di formazione. Quindi anche qui la tecnica è un po' di riscaldamento, no? Se si deve criticare qualcuno, cominciate con un apprezzamento. Poi fate domande prima di preoccuparvi delle risposte, e date, anche qui si ripetono un po' le cose, date la sensazione di essere interessati al caso. Scusate, vado veloce perché poi mi manca, poi non vorrei mancasse il tempo e volevo fare il caso insieme a voi. Elaborate la vostra opinione sul caso e poi cercate di richiamare gli errori degli altri in un modo indiretto, in modo che la persona poi non si senta subito colpevolizzata e possa avere degli atteggiamenti difensivi. E uno dei modi poi di convincimento che a me, diciamo, che suggerisco, perché secondo me funziona, è, diciamo, dare agli altri la possibilità che abbiano una reputazione da difendere. Cioè, se una persona si rifiuta un certo lavoro o ritiene che questa cosa sia impossibile da farsi, eccetera, giocare un po' sulle competenze e le capacità della persona, dicendo: da te in effetti una cosa, il fatto che non sei capace di fare questa cosa non me lo aspetto, un professionista come te. Cioè giocare molto sul fatto che se una persona ha comunque una reputazione da difendere, è chiaro che si può impegnare per realizzare quel determinato obiettivo. Altre cose che contano sono quello dell'atteggiamento, e quindi, come vi dicevo, la teoria della distanza, una zona di disagio, a parte l'aspetto dell'aula di formazione che ovviamente ha una sua logistica, il disagio nell'interlocutore a due è sicuramente la distanza di 2 metri, o maggiore a 2 metri, la zona favorevole di 70 centimetri, poi vabbè, la zona intima è inferiore, tendente allo 0.
sguardo e sorriso, gesti a posizione, abbigliamento e l'ultima cosa, abitudine a sopportare i silenzi, perché dobbiamo tenere presente che anche l'essere silenziosi rende difficile la gestione di una riunione, no? L'essere molto silenziosi, quindi sotto questo profilo bisogna superare, ecco, il disagio delle persone che sono eccessivamente silenziose, che non partecipano, attraverso ovviamente delle tecniche di coinvolgimento. Bene, allora siamo arrivati a questo, abbiamo diciamo avuto una panoramica dell'assertività, l'esercizio è semplicissimo, prego, c'è una domanda, Francesca dimmi. Di richiamare gli errori degli altri in maniera indiretta. Sì. Però ho pensato anche, non contrasta col fatto che ci ha detto che quando ci sono dei problemi bisogna dire chiaramente qual è il problema, di chi si sta parlando, senza essere generici, usare verbi, non so. Certo, ti ringrazio di questa precisazione, hai ragione sotto questo profilo. La sfumatura secondo me è quella che gli errori sono indiretti, i problemi sono diretti. Nel senso che se noi andiamo subito a ricercare l'errore, difficilmente troveremo una collaborazione, ma avremo degli atteggiamenti difensivi. Per cui l'essere un attimo indiretti nel fare le critiche può essere una qualche cosa che poi ci permette di andare a cogliere poi, diciamo, tutte quelle che sono poi i problemi, ma in un modo più collaborativo. Francesca, ti rispondo sinteticamente e scusami, ma perché poi dopo dobbiamo finire obbligatoriamente entro le due e quindi volevo, poi dopo casomai possiamo trovare, ecco, magari modalità per poter approfondire magari questa cosa, ma se abbiamo un attimo di tempo in più dopo aver fatto questo esercizio, che come vi dicevo ci tengo perché secondo me può essere utile insomma anche nell'aspetto della vita, nella vita professionale o nelle occasioni in cui ci si può trovare di fronte a un colloquio di lavoro. Quindi, esercizio semplicissimo, e probabilmente concludiamo con questo. Allora, c'è questa candidata che ha un brevissimo curriculum, nella prima pagina trovate, ti ringrazio, nella prima pagina potete passarlo, grazie, che così penso che siano abbastanza copie, ecco, così tanto ce l'avete tutti. Allora, nella prima pagina trovate un curriculum molto banale, insomma, di una ragazza che ha il primo impiego, insomma, e nella seconda parte trovate una serie, c'è una brevissima descrizione dell'azienda, non ha molta importanza, e trovate 12 domande che nella mia esperienza, a posto? Ci avete tutti? Manca un altro? Strano che dovevo... A posto, benissimo. E nella prima parte, nella seconda parte trovate alcune domande che tipicamente si fanno che un selezionatore può fare. Naturalmente bisognerà, l'obiettivo è di, un po' sulle cose che ci siamo detti, di trovare qual è la miglior risposta. Potete lavorare, anzi suggerisco che ne discutiate in gruppo, ecco, un po' su quello che è, diciamo, la miglior risposta a queste cose, e poi dopo non facciamo nessuna simulazione ma le commentiamo in plenaria. Oppure si può fare come seconda possibilità di scelta che un gruppo fa, se vi radunate in gruppo, sceglie due o tre domande da fare all'altro gruppo e quindi vediamo come si sarebbe risposto, quindi facciamo un semplice giro di tavolo senza naturalmente fare la simulazione, ecco, lo facciamo semplicemente così. Mi sono spiegato? Siete? Ok, prego. Ah, no, chiedo scusa. Volevo dire che se adesso voi leggete il caso, poi se volete dividervi in tre gruppi e commentare un po' quale può essere la risposta migliore possibile secondo le tecniche assertive, lo facciamo per una ventina di minuti. Dopodiché vediamo, un gruppo sceglie 3 domande da fare all'altro gruppo e viceversa, e vediamo un po' di confrontare come sono state le varie risposte. Io mi permetto di fare da arbitro, ecco, anche sull'esperienza di molte risposte date, di quelle che possono essere quelle che colgono meglio o così gli elementi sull'assertività e quindi ovviamente sul successo del colloquio. Chiaro? Chiaro? Benissimo. Facciamo allora, poi facciamo tre gruppi? Fatene tre, così concludiamo il giro presto.
uno qua, uno lì a 100, così, eh? Diciamo che vi diamo 20 minuti di risposta e discussione e poi altri 20 minuti di plenaria in cui dopo ci facciamo, vediamo quali sono le risposte più adatte. Ok? Io chiudiamo lo streaming adesso, sì. Una domanda al gruppo centrale, poi così e facciamo un primo giro. Sceglietene una. Una sola. Beh, facciamo un giro perché così partecipano tutti e finiamo, per se ne fate tutte e tre. E quale volete? La 12. La 12. Com'era la 12? Che adesso me... Ah, perché? Allora, perché le piacerebbe lavorare per noi? Va bene. Prego. Che tipo di risposta avete individuato la 12? Ecco, quindi una cosa che è importante, proprio da quella delle domande, è informarsi sull'azienda, perché non c'è, diciamo, altro, la motivazione verso l'impresa ha un solo indicatore, che è il fatto che la persona si sia interessata all'impresa. Molto spesso arrivano dei candidati che non sanno neanche l'impresa che cosa fa. Quindi il dire che c'è questo aspetto della moda, eccetera, vuol dire poi adesso c'è la possibilità di vedere il sito e quindi di acquisire molte informazioni. Quindi secondo me questa è una risposta che è, diciamo, valida. Ci sono altri contributi, altri aspetti assertivi, altre cose che avete trovato per incoraggiare la motivazione? Perché sulla motivazione si gioca anche il 60-70% poi della candidatura, al di là degli aspetti, dei titoli di studio, eccetera. Quindi è una domanda che merita, diciamo, di avere anche più soluzioni. Perfetto. Come giudicate questa risposta? Secondo i quattro parametri, è assertiva, manipolatoria, di fuga, è un po'... È una domanda un po' di fuga. È un po' manipolatoria. È un po' manipolatoria per il fatto... Perché si può essere manipolatori, ma ovviamente poi l'interlocutore non se ne accorge, quindi ha successo, ecco, non ho detto... Sì, anche se di fatto non dimentichiamo che è una segretaria. E tu pensi di risolvere il problema ambientale? Pensi, qual è il problema ambientale secondo te? E come si fa a sbiancare? Con che cosa si sbianca la... Eh? Con gli acidi e col fosforo. E il fosforo dopo dove lo buttano? Nei laghi, nei fiumi, eccetera, eccetera. No, ecco, no, per dire, no, che uno deve poi, se entra nel campo dell'ecologia, possiamo pensare che l'interlocutore ne sappia molto perché è un problema aziendale, quindi ti poni su un livello, no, molto più basso perché da questo punto di vista poi bisogna dimostrare esperienza su questo. Bene, allora diamo a questo gruppo la facoltà di fare una domanda all'altro e così facciamo un giro, quale scegliete? Io segno semplicemente... La numero 4 che recita, mi dica, ecco, buona questa, tre virtù e tre difetti. Questa c'è una tecnica assertiva, ecco, per dire le virtù e i difetti, la numero 4. Allora, qui c'è una tecnica proprio, questa è una risposta che va preparata da qualsiasi candidato, perché è una domanda sulla quale che non si può, è bene prepararla perché non si può inventare. Allora, i pregi più espressi, comunque sono sempre pregi, però scritto correttezza, onestà e trasparenza, mentre ho cercato di mascherare rispetto a quello che passa dei difetti come virtù, dei pregi, come dei pregi. Come si fa assertivamente? Certo. Poi il terzo, non posso dire. Sì. Di manipolazione, se vogliamo, no? Quindi, certo. Sono trasparente, sono solare, ho, diciamo, tanti capelli, ma in realtà non mi piace. Il problema, non piace la domanda, ma viene fatta, quindi ha una forte frequenza, no? Io non ho messo le domande buone, ho messo le domande che hanno una certa frequenza, anche se sono d'accordo con te, Franco. Però,
Certo. Facendo la domanda, perché mi ha dato già sa che si andrà a giocare sui buffetti, sui pericolosi, no? È già preparato. Certo. Certo, è un'osservazione che condivido, anche se di fatto se viene fatta bisogna proprio prepararsi una risposta. E quindi da questo punto di vista c'è una piccola tecnica sotto un certo profilo che va a, diciamo, distinguere i pregi dai difetti e si suggerisce che i pregi siano di tipo professionale e i difetti di tipo personale. Per un semplice motivo che, diciamo, il selezionatore deve naturalmente come obiettivo individuare tutte quelle rilevanze che rendono la persona adatta alla mansione che dovrà svolgere. Quindi bisogna aiutare anche il selezionatore a fare in modo che ci possano essere delle evidenze che naturalmente devono essere veritiere, eccetera, e quindi fare in modo che se uno cita, ecco, degli elementi, delle capacità che, diciamo, sono inerenti a quello che è un po' il disegno della professione, della posizione, diciamo, un aiuto al selezionatore per dire che questa è la candidatura giusta. Allora, un pregio che si può dire della segretaria, si può dire: mi piace essere precisa, mi piace rispettare i tempi, mi piace, diciamo, quando, diciamo, e naturalmente anche qui nell'assertività, diciamo, razionalizzare con degli esempi, perché questo è molto importante. Quando ho organizzato una gara di sci, mi sono messa io a organizzare i viaggi, eccetera, e questo è un lavoro compatibile col lavoro segretariale, quindi una persona che sa organizzare un viaggio è probabile che poi dopo lo sappia fare. C'è anche un'altra regola della selezione che ci dice che la miglior previsione di quello che una persona farà nel futuro in una fase di selezione che è molto aleatoria è quello che ha fatto nel passato. Quindi le esperienze nel passato sono degli indicatori potenti e importanti che a volte non si citano per razionalizzare le risposte, ma che sono assolutamente essenziali per poter, diciamo, avere dei buoni risultati e quindi per aiutare il selezionatore a, diciamo, avere successo nella candidatura. Dato che poi nel posto di lavoro e nel lavoro in generale ogni colloquio è un costo, diversamente alla scuola, è chiaro che più si ha successo nell'individuare il candidato da subito, meglio è. Ecco, non è che ci sia una volontà di, diciamo, mettere in difficoltà le persone o di eliminarle. Quindi da questo punto di vista c'è anche questo aspetto. Prego. I pregi professionali e i difetti di tipo personale. Naturalmente, come si diceva prima, difetti che naturalmente non vadano a incidere o a creare delle preoccupazioni sull'attività. Alcune persone, sì, certo, sono disordinata, sono confusionaria, oppure, diciamo, ho diciamo delle crisi che mi devo assentare dal lavoro, mi devo assentare così, certo. Benissimo, allora tocca a voi, che sono già le due. A loro, che loro, tocca a loro rispondere, sì. La 9. La 9 recita: ho visto che appassionata di sci, nuoto e orienteering, come mai tutti questi sport individuali? Allora, qui c'è sicuramente un risultato nascosto. Secondo te sono dei must o dei want questa cosa qui, questa domanda? Forse neanche. È una domanda, come avevamo visto, di quella nella nostra, diciamo, definizione, che implica la risposta, implica già un giudizio, quindi non è una domanda di tipo assertivo. Qui non siamo a che fare con un selezionatore assertivo, siamo a che fare con selezionatori non particolarmente, però diciamo che è un po' quella che la cosa del mercato, ecco, quindi non è, siamo di fronte a questo. Prego. Avete commenti? Se la prendete la candidata, è una risposta che voi ritenete valida, che voto date? L'avete? È fatto di mettersela a prova, certo. Sia nello sport che nel lavoro. E amo fare l'esperienza sulla propria pelle, quindi
Bene. Sbaglio da solo, riesce a capire la cosa in maniera autonoma e sistemata durante il giorno. Mi sembra buono. Questa domanda in effetti cerca di sottendere la predisposizione al lavoro di gruppo, quindi questo è un po' l'elemento, quindi bisogna in effetti cercare di, diciamo, anche mediare questo aspetto, anche perché, diciamo, se ci sono persone che magari uno fa il salto con l'asta e ha la predisposizione a fare il salto con l'asta, è anche una dote di natura, quindi a volte non c'è una corrispondenza esatta fra, diciamo, quello che fa come sport, che è una questione fisica, e quello, diciamo, che è la sua predisposizione a lavorare di gruppo, che uno può essere anche un amicone assoluto pur facendo anche il salto con l'asta. Sono tutte domande, diciamo che sono tutte domande che sono anche, che hanno una certa ambiguità, ma il nostro obiettivo è, dando delle risposte assertive, diamo delle, diciamo, evidenze al selezionatore per, diciamo, avere successo in questo colloquio. Ecco, quindi non stiamo qualificando la bontà della domanda. In effetti queste, come vi dicevo, non sono domande poste per la loro qualità, ma sono domande poste perché anche per la loro, diciamo, imperfezione richiedono proprio poi una assertività nella risposta per veicolarla nel modo giusto. Ecco, quindi questa è un po' la cosa. Facciamo un altro giro, prego Franco, avevi un'altra... Benissimo, andiamo. Sì, sì. Oggi offro io. C'era qualche altro contributo? Avevi un altro contributo? No, io non ho nessun contributo, anche perché mi sono parlato un attimo e non ho partecipato alla loro domanda. Ah. Però sinceramente si potrebbe anche rispondere, questa volta potrebbe anche pagare lei. Non ha mai pagato. Non ha mai pagato. Mi fa un sorriso e la prossima volta offrirà lei. Certo. Cioè è l'aspetto anche di apertura che dicevamo, no? Quindi l'importanza anche comunque di non andare subito sulla cosa, ma di aprire in qualche modo anche la persona, quindi così. Bene, facciamo allora, tocca a voi fare la domanda. Scusate se sono un po' veloce o ci sono altri contributi, prego, vai. La 10, il stesso campo riguarda la sera producente, medicina. Lo dico perché poi capita. Questa è buona perché è una cosa di lavoro, benissimo. Cosa risponderesti? Perché toccava a te rispondere, Sì. Poi dopo la condividiamo, perché credo che capiti spesso come occasione di lavoro. Ecco, vai. È un'occasione saltuaria o un'occasione che si rivolge? Certo. Perché nel caso dell'occasione saltuaria c'è ambito. Quindi tu hai fatto hai adottato una tecnica assertiva nel rispondere a questa domanda, che è la ricapitolazione, cioè quando c'è una domanda imbarazzante si può ripetere la domanda e, diciamo, chiedere di specificarla meglio, perché è chiaro che quando il capolavoro urgente è una cosa che arriva sempre, allora è chiaro che la risposta assertiva può essere: no, non sono sempre disponibile a fermarmi fino a tardi ogni volta che il capo ne ha bisogno, se c'è una frequenza così. È una cosa che capita così o capita veramente per solo cose che sono effettivamente importanti? Quindi è lecito anche nel colloquio ricapitolare, eh? Quindi la tecnica della ricapitolazione. E capisce anche, esattamente. Va bene, abbiamo perso un po' il giro, avete qualche altra domanda da esplorare approfittando del fatto che abbiamo ancora 5 minuti? La 7. Ha un'idea che tutti approvano tranne lei? Bene, grazie della partecipazione, arrivederci, ciao. No, perché poi dopo queste cose qui, quando vanno anche poi su LinkedIn, su queste cose qua, dopo non è una cosa standardizzata, ecco, anche perché non c'è mai la risposta giusta, in assoluto, perché naturalmente dipende dal contesto, dal tipo, dipende dalla posizione, dai must and want, da una serie di variabili che non possiamo gestire a priori. Quindi non c'è il file con tutte le risposte, non c'è. Potremmo, diciamo, catalogare, visto che questo esercizio viene fatto con un campione più ampio, catalogare anche in effetti su un sito le risposte più assertive. Un giorno lo farò, insieme alle 100 domande di vendita, è uno dei progetti che volevo
fare per poter, diciamo, poi metterle su blog, ecco, un po' queste cose. Va bene, avete altre domande? Abbiamo ancora qualche minuto, tre minuti, non di più, e poi dopo dobbiamo purtroppo congedarci. C'è qualche altra curiosità che volete, diciamo, vediamo se anch'io vedo qualcosa che possa essere utile. La quinta. Questa è una cosa di ambiguità, due risposte. È meglio un lavoro noioso e ben retribuito o un lavoro interessante e mal pagato? Ecco, secondo me anche questa domanda richiede una risposta di ricapitolazione e anche di ributtare sulla... è lecito anche ributtare magari anche sul selezionatore per capire bene, perché in effetti capire sull'azienda, quindi... deduco che qui ci sono dei lavori che sono tutti mal retribuiti o che sono molto noiosi da questo punto di vista. Il vostro lavoro di gratifica, per cui il prezzo è in secondo piano. Si potrebbe anche dire così. È un po' ambigua questa cosa. Certo. Questa domanda, fra l'altro, sottende quello che è un po' un aspetto, non abbiamo parlato poi diffusamente della motivazione, ma è quello un po' anche della centralità del lavoro, eh? Perché in effetti se il lavoro è centrale o periferico, no? Quindi in effetti se il lavoro è importante non soltanto dal punto di vista del sostentamento, che di questi tempi è sicuramente la cosa prioritaria, ma è importante che come realizzazione personale, chiaramente una risposta adeguata a questa domanda è un indicatore anche del fatto di come una persona possa essere, diciamo, interessata e centrale a svolgere un'attività indipendentemente dalla, e quindi come interesse in sé, eh? Quindi merita sicuramente anche un'articolazione abbastanza, comunque merita di pensarci prima, ecco. L'invito è che se qualora vi trovaste in una situazione di questo tipo, sia come selezionatori sia come, diciamo, candidati, avete magari un modo, ecco, per interpretarle, e l'assertività sono certo che se ci ripenserete potrà esservi d'aiuto. Va bene, io passo, se funziona, allora, noi non abbiamo più il tempo purtroppo di fare, quindi siamo, però la mattinata è passata molto bene, io ho imparato anche molte cose dalle vostre osservazioni, quindi per me è stato un momento di crescita, spero che in qualche modo sia stato anche per voi. E in effetti questa frase di questa scrittrice di colore, insomma, è una delle frasi storiche, magari l'avete già sicuramente sentita, che insomma le persone dimenticheranno sicuramente quello che hai detto, non ricorderanno quello che hai fatto, ma ricorderanno per sempre come le hai fatte sentire, no? E quindi questo è stato un po' il filo rosso sul quale ho cercato di condurre la mia esposizione anche nel gestire, insomma, le complesse interazioni di lavoro. Bene, quindi per me è stato un grande piacere e quindi ci sentiamo e vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione. Grazie. Va bene, ti ringrazio molto. Grazie Tommaso.